Signori del governo, è vero, noi siamo all'opposizione, ma come abbiamo sempre detto, siamo un partito che laicamente guarda il governo, è all'operato del governo. E sono convinto che almeno questa volta le nostre intenzioni corrispondono alla vostra azione di governo e chiediamo un conforto su due questioni fondamentali. Avete sempre insistito sul fatto che bisogna semplificare le procedure e quindi snellirle, anche abrogando le province. Lei sa che l'Italia dei Valori ha raccolto le firme per 420.000 firme per l'abrogazione delle province perché sono diventate un ente inutile e dispendioso per fare le stesse cose che possono fare altre. Ciò premesso, siccome l'altro governo il 23 luglio aveva fatto tre sedi distaccate a Monza di tre ministeri, economia e finanze, riforme e semplificazione, e siccome il TAR ha dichiarato la illegittimità di questa decisione e siccome il prossimo 20 febbraio c'è l'udienza, la domanda è: avete ritirato questa opposizione che ha fatto il governo Berlusconi e quindi lasciate cadere questo distaccamento e soprattutto richiedete i danni a chi ha fatto spendere questi soldi? Le sedi di rappresentanza inaugurate nel luglio 2011 presso la Reggia di Monza non sono più operative dal giorno del giuramento del nuovo governo. Gli uffici competenti della Presidenza del Consiglio hanno provveduto tempestivamente a far cessare l'operatività delle sedi oggetto di contestazione attraverso la dismissione di tutte le utenze e il ritiro di quanto vi era stato destinato come beni mobili. Nessuna unità di personale di ruolo, di comando o in comando ha mai preso servizio in quelle sedi, né tantomeno nessuna procedura di mobilità del personale mai stata attuata e neppure programmata. Siamo all'opposizione, ma questo non vuol dire che noi dobbiamo fare un'opposizione preconcetta come quella che ci ha preceduto, che fino a qualche giorno fa, fino a un paio di mesi fa, faceva parte di un governo che non pagava ai fornitori che davano il servizio, il Ministero della Difesa, e che oggi dice che la colpa dei fornitori che non prendono i soldi è vostra, quando è da 10 anni che quei fornitori non prendono i soldi. Cosa voglio dire con questo? Che quando ve le meritate le critiche ve le facciamo, quando non ve le meritate non ve le facciamo. L'Italia dei Valori ha chiesto che, con una propria interrogazione parlamentare, oggi con un atto urgente, che venisse ritirato questa opposizione al provvedimento del TAR, perché era del tutto illogico mantenere tre sedi distaccate quando già con il decreto legge 201 del dicembre 2011 avevamo deciso di superare le province, voi avete deciso di superare le province. E quindi noi ci dichiariamo soddisfatti del quesito specifico che voi a cui voi avete risposto, vale a dire che le sedi distaccate di Monza, di tre ministeri, non ci sono più e aggiungiamo noi: a questo punto fate qualcosa in più, attenzione a non tornare indietro. Nel decreto legge 2001 del dicembre 2011 voi avete disposto che entro il 30 aprile di quest'anno dovevate decidere con una legge, bisognava fare una legge per vedere come dovevano essere distribuiti i nuovi organi elettivi delle province, visto che le province non devono andare più a elezioni. Con il milleproroghe l'avete già spostato di un anno. Ora, che voi vi credete di campare ancora un anno, io sono contento, ma fra un anno comunque dovete andare alle elezioni. E voi pensate che il prossimo Parlamento tolga le province? E allora, e concludo, c'è un disegno di legge costituzionale che l'Italia dei Valori ha proposto raccogliendo 420.000 firme. Io denuncio qui pubblicamente la Camera e il Senato che non dà risposta a 420.000 cittadini che chiedono che si discuta in Parlamento di questo disegno di legge, e chiedo a lei, Governo, di assumere lei direttamente, visto che pubblicamente ha detto che vuole superare le province, di assumere questo disegno di legge, portarlo in Parlamento e vedere se questo Parlamento, una volta tanto, è degno del nome che porta. Grazie.